antichi mestieri del Vibonese rispecchiano un territorio fatto di terra, pietra e natura, un misto di durezza arcaica e arte, risultato della pesantezza degli strumenti e della leggerezza della mano dell'uomo. I volti sono forse duri, ma è guardando gli occhi che ci si accorge dello spirito libero che si nasconde dietro quello sguardo, capace di aggrapparsi alla tradizione per creare il presente. Mio nonno, mio padre, io, generazione, generazione, e mio figlio, ecco. La terra è quella dei vasai, che con le loro mani danno forma alle cose, gesti ripetuti all'infinito e per questo leggeri, all'apparenza naturali, ma nella realtà pensati, calibrati, perfetti. Perché solo con la grazia di una ballerina che gira su se stessa, una massa informe si trasforma in oggetto e l'arte diventa funzione. La manualità è tutto. In questo lavoro specialmente è tutto. Infatti non ti puoi avvalere di una manodopera così occasionale. O si viene qua a imparare il mestiere e quindi a fare questo lavoro, oppure no, perché comunque chi viene deve avere una certa praticità a maneggiare il vaso, pure a fare i lavori, pure che a fare un lavoro che non è il tornio, comunque ci vuole una certa manualità, una certa esperienza, ecco. La pietra vibonese è il granito, grigia, dura, compatta. Modellata dagli scalpellini diventa arte. Il granito si trasforma in pinnacoli, capitelli, volti, linee curve e squadrate che daranno forma ad un paesaggio quotidiano che nel tempo diventerà un segno di appartenenza al territorio. La musica dei pastori è quella della zampogna e degli strumenti tradizionali, suoni che richiamano direttamente la natura tra fede e paganesimo e che hanno scandito e ancora scandiscono la vita in questa parte di Calabria, legata all'antica Grecia, ma che nei secoli ha assorbito cultura dalle migliaia di invasori passati di qui. La tradizione non è un fossile e per esistere ha bisogno non solo di essere conservata, ma soprattutto di vivere ogni giorno ed essere tramandata.